sedia. Ma dalla casa o... Pianta pilastri. Sì, ci sono le misure, lineari. Guardate che bello. Le? Le fracche. Madonna, che cazzo. Non so cosa sia. Pensa a te. Comunque. Sì, secondo me si deve vedere la cenere. Sì, sì. Molto bello però, cammino, guarda i dettagli. Ti madonna, spostare la mano secondo me è impossibile. No, minchia. Non riusciamo a vederlo. Lasci fare una foto qua. C'è la conchiglia, la medicina. Multivitaminici. Minchia. Vecchissimi. Guardate che spettacolo. Ah, guardate questo alto rilievo. Ovviamente ci teniamo a specificare che questo è un pezzo di cera. Sì, per tenere ferma, insomma, tipo usato come ferma carta. No, ma se toccalo, secondo me a me sembra proprio la cera per tipo lubrificare sì, qualcosa. Sì, e questo è l'orologio, non so che marca sia, è molto vecchio, è un po' ossidato, però è carino. C'è scritto un nome Casio, della Casio. Casio. Penso sia un orologio da polso da donna, penso. Sì, molto donna. Piccolo. Però bello, ovviamente lo lasciamo qui. Guardate. Il cinturino è un po' rotto. Lo mettiamo qui dove l'abbiamo trovato. Nonna, sì. Questi forse no. Questi sono da uomo. Sì. Però sono vestiti molto. Molto classici. Ti faccio una foto. Tutte le cravatte, quindi mi sa qui c'è una piccola parte. Questa è la parte moglie. Uomo, moglie e uomo. Sì. Candelabro. Le scarpe classiche. Guarda che siamo qua. Siamo già un po' enorme sta casa però. La questa è la cucina. Braccio della stufa. Bellissimo. Qua dove siamo passati prima? Forse questo è l'ingresso. Questa qui è l'entrata. Questo è l'ingresso, quello che c'è nel giardino, quello bello che gli abbiamo fatto. Sì, bellissimo però. 60? Spettacolo. Scendiamo un attimo. Questo è vecchissimo, anni 40, 50, no vabbè, anni 60 forse. Eccoci qua. Madonna, qui siamo... Purtroppo il tavolo è stato spaccato. No. E questo pesa un botto, quindi quando ci tralla il tutto farà un casino infernale. Dove ragazzi? Lasciamoci una scarpa, questo tutto è tutto a caso, sono libri qua. Madonna, ma è enorme sta casa. Qua c'è sempre tutto, qui c'è tutto. Qui è tutto un po' devastato. Il cacciatore mobile è molto simile. Ah sì, eh? Anche il colore della stanza. Sì, penso di più. Qua hanno accatastato. Sì, però mi chiede, cazzo di stanzetta, accatastato. Bellissimo. Qui proprio rudere. Qua c'è la infiltrazione.
Ci manca solo più il sotterraneo. Cazzo, i cani di merda. Sì, i cani danno proprio fastidio, ti fanno subire le posizioni. Sotterraneo, no? Mannaggia, che freddo che c'è qua. E come se sente un po' di fresco, ma. Però non qui, guardate. Guarda, qua ci vedrebbe bene con calma. Guardate che enorme. Bellissimo, guardate. Qui siamo in una vecchia che non c'è. Bellissimo. Sì, è allucinante. Minchia, ma è enorme! E lì c'è il magazzino che si vede da fuori. Sì. Sì. Sì, guardate, guardate quanto è enorme sta roba. Ci saranno... Quanti metri ci sono qua? 6-7 metri. Ah, di altezza? Sì, quindi 8 metri tranquillamente. 8 metri tranquillamente di altezza. Ma guarda... C'è un trattore. Ecco, questo serve a me per andare a tagliare l'erba. Questo è bello, bello questo, mi piace. No, vendolo no. È bello comunque. Funziona. Dice che funziona. Avendo una prima accensione fredda. Mi è Tomas. È Tom. Comunque è enorme sta roba qua. Sì. Ci manca questa parte qui. Non ci posso credere. Che c'è? C'è una galleria. Ma dai! Ma quanto è grande? La galleria più profonda che ho mai visto. Ma questo va sottoterra. Ma guardate. Ma qua va giù, qua va giù. Oh, facciamo veloce. Ma poi c'è vento, e quindi c'è un altro tufo, sbocco. Tufo. C'è un altro sbocco perché c'è vento. Qua c'è freddo. Sì. Ma pensate che. Tipo, senti che c'è vento un momento d'aria, vuol dire che c'è un altro buco. Sì, sì, sì. Senti, ma che figata è. Mi chiama a lavorarla sta roba. Ah, qua ci mettiamo il formaggio. Ma guarda quanto è grande. Non ci posso credere. Ma dai. Continua ancora. Andiamo. Ma dai. Oh, ma fa paura. Oh, ma non è che c'è da qualche altra parte. Eh sì. Solo questa è un'esplorazione, Tomas. Ma che freddo fa? Ecco, siamo al polo nord. Ecco la luce, ecco la luce. Ho detto che c'è, essendo che c'è vento, vuol dire che c'è per forza un buco da tutta parte. Se no non ci sarebbe il vento. Ah, finisce qua. Ma c'è un fumo, lo vedi questo fumo? Questa foschia. Porca troia, è vero. Ecco qua l'altra parte. Assurdo, una scoperta incredibile questa. Ah, ma è aperto proprio. Sì, sì. Torniamo indietro, qui un po' di aspetta un po' di resto. Ah no, l'edificio qua. Ma quindi si poteva entrare di qua, Tomas? Sì, non lo sapevo. Qui non l'avremmo mai immaginato, da fuori non dovresti mai immaginare una cosa del genere, vero? No. Assurdo. Da qua si può entrare benissimo. Andiamo via. Che cazzo porta questo angolo qua? Assurdo comunque. Io non me lo sarei mai immaginato, questa è la galleria più lunga che ho mai trovato finora. Yeah, davvero. Giusto, che differenza di fresco. Non capisco perché i morti sono al fresco. Esatto. Stava molto lì. Boh, vedete che abbiamo finito. Boh, siamo usciti dai inferi. Esatto. Questa non è la cantina, questa roba qua che ha fatto. La faccia del geometra. Ora vedi come ci sta. Ah, sì, sì. Mi sembra che sono una collina. Una bella. Bellissimo. Sembra bellissimo. Subito mi piace.
Per questo l'ho scoperto incredibile. Minchia. Ma nessuno ha fatto il togliere. Qui siamo di. Mi sembra uno nascosto da dire, guarda. Minchia, lo è. Eh sì, l'ombra, l'ombra. Sono uscita. No, uscita fuori. Ma penso che sia là. Si sale ancora. Si sale ancora. Allora la torre. Sì, per forza. La torre. Eccola lì la torre. Gradini molto alti. Gradini molto alti? Madonna, che figata. Tutto bene. Bellissimo. Da fuori è ancora più bello che dentro, però non ci facciamo troppo. Ma tu guarda, tu guarda se. Ma tu guarda se sei qua. Oh, ma sei fuori. Sei assurdo. Qua invece. Questo me lo faccio vedere. Sì. Scendiamo giù di re. Di là non c'è nessuno, credo. No, invece c'è. Sono la torre in metà. Non c'è. Guarda che merda. Ah, questo è un solaio? Sì. Questo è il solaio. È un sottotetto crudo così. Bellissimo comunque. Una cosa un attimo. Eh? Dico una cosa incredibile.